Mio padre mi ha abituato alla povertà. Mi ricordavo sempre, guarda, io non potevo avere tutte cose, non si imparava una cosa. Pensate che un giorno mi ha portato davanti una bicicletta e ha detto, come ti piace questa? È bellissima. Questa non te la potrai mai comprare. Gli ambiti Davide di Donatello, Globo d'Oro, Ciak d'Oro ed il Nastro d'Argento, sposato da 43 anni con Anna Maria Gallo. Signori, un grande applauso per Nino D'Angelo! Il palco è tutto tuo, io so che tu sei veramente felice di questo premio, ma senza dire. Io sono felicissimo, soprattutto questi premi che ci rendono più umani. Io sono proprio un tifoso di Padre Pio, perché Padre Pio era uno come noi, era uno del popolo, era uno che da niente è diventato santo, penso veramente. E quindi il mio onore, sono fiero. Diciamo che stanno dando troppi premi ultimamente, però questo qua è veramente è qualche cosa di veramente di eccezionale, che sento, perché io nasco da un'associazione cattolica e nasco grazie ai frati cappuccini. Vedi? Di Sant'Efraimo Reggio. Queste sono più incidenze, si dice, no? Diciamo che molto Padre Pio è il nostro santo, no? È il santo proprio nostro, un santo mondiale poi, no? Però io un rapporto con la fede l'ho avuto sempre, perché io sono nato con la speranza nella tasca. Chi è nato con la speranza ha da credere per forza. Quindi a qualcosa che dovevo andare a fare. Ci vuole il talento, ma ci vuole anche tanta fortuna, veramente. Io penso che la fortuna è il talento. Io sono stato fortunato. E sono stato fortunato tutti i miei fratelli, tutti i miei parenti, perché sono tutti gente umile, per cui io sono un po', sono diventato a un certo punto con la terza media l'intellettuale della famiglia, quindi venivano sempre da me quando arrivava una lettera, quando arrivava niente, io vengo da una famiglia povera. Sapete Paterno, e la povertà mi ha insegnato che la povertà è una ricchezza, e questo me l'ha insegnato mio padre, perché mio padre mi ha abituato alla povertà. Mi ricordavo sempre, guarda, io non potevo avere tutte cose, non si imparava una cosa. Pensate che un giorno mi ha portato davanti una bicicletta e ha detto, come ti piace questa? È bellissima, questa non te la potrai mai comprare. Io penso che sono uno miracolo della vita, non lo so, sono uno miracolato, perché io nasco dal niente e nasco in mezzo alla gente che non conta. La mia vittoria è la vittoria di tutti quelli come me. Noi per arrivare ai premi la gente, insomma, che non conta, i premi non arrivano mai. Io difatti questo premio lo dedico a tutte le persone che vivono ai margini, perché sono le persone più belle del mondo. Bellissimo, bellissimo. Tu hai fatto i lavori più umili, no? Da calzolai o scarpare, come... Ecco, il mio quartiere era un quartiere di scarpare. Ecco, perfetto. Quindi i lavori più umili e sei riuscito ad ottenere successo. Però recentemente sei tornato a San Pietro a Paterno, dove ti hanno dedicato un murales. Sì, il grande Orient. E lì ti sei emozionato tantissimo, perché hai pensato ai giovani che ti applaudivano e vivono in quella realtà. Sì, perché io sono tornato in questo quartiere dopo 35 anni e ho visto la disperazione. Quindi ho voluto mettere luce attraverso quello che sono diventato io oggi, mettere davanti a tutti che ci sono i poveri, i poverissimi, anche ai margini della città di Napoli, che non ne bevono nessuno. San Pietro al Quadriere è un vico che tu non è che ci passi e lo vedi, ci devi andare apposta, e quella gente è stata abbandonata per troppi anni a se stessa. È vero, un'emozione grandissima. E poi Carmen, sai come è stato definito, questo l'ho sentito, la tua maestra ti ha definito il poeta che non sa parlare. Difatti. E difatti però. Come mai questa definizione? Perché tu scrivi dei temi bellissimi. Io praticamente scrivo, la mia lingua è napoletana, scusate, il napoletano è la lingua.
vero. A casa mia quando dice buongiorno mamma come stai, mamma dice che hit. A casa mia si è parlato sempre e solo napoletano, però con questo significa sono fiero di essere italiano, però dico io scrivo in napoletano, questo mi è servito molto. Però la mia professoressa mi chiamava il poeta che non sa parlare, perché io sbagliavo tutti i congiuntivi, i verbi, però lei diceva che dentro a quelle cose che scriveva c'era qualche cosa di grande. Quindi lei dice tu sei un poeta che non sa parlare, e io di questo ne ho fatto uno spettacolo. Uno spettacolo che adesso stai promuovendo in giro, sì, per l'Italia. Adesso dalla Germania, dalla Francia. Prima allora parlavo di Boston, io a Boston sono stata a cantare, veramente c'è una grande comunità. Gli italiani, molti chiamano Padre Pio, questo è vero, l'ho provato io stesso. Bene, allora grazie la consegna. Consegna il premio. Prego. Mettiamoci un po' più avanti così facciamo vedere. Procuratore generale della Repubblica di Sardegna Carlo Fucci appunto consegna il premio, prego. Le foto di rito. Prima di entrare volevo dire una cosa. Quando si parla di Padre Pio ovviamente si parla molto del dolore, perché il dolore è una cosa che misura la nostra anima pure, no? E sapete che Padre Pio è pure simpaticissimo. Un grande cantante napoletano che si chiamava Sergio Bruni, forse il più grande cantante napoletano. L'ho voluto conoscere per forza, lui aveva una grande fede per Padre Pio. E mi raccontò una cosa la moglie, mi disse che a San Giovanni Rotondo, loro andavano sempre a San Giovanni Rotondo, e praticamente tanti anni fa si aspettava per andare a salutare Padre Pio, lui veniva, aveva vinto il Festival di Napoli, allora è arrivato, poi è arrivato davanti a Padre Pio e ha detto Padre Pio, io sono Bruni, Padre Pio ha detto io sono Young. Intelligenti, e il Padre Pio lo era sicuramente. Mi piaceva molto scherzare. Grazie di questa testimonianza. Grazie ancora, un applauso. Grazie a Nino D'Angelo. Grazie al procuratore. Nino D'Angelo, che bello, che emozione.